Benvenuti in questo nuovo video. In questo tutorial vedremo come fare per imparare a disegnare. Molti di voi mi chiedono: sai, io vorrei imparare a disegnare, ma non ho il dono, non ho la mano, quella famosa mano, quando si dice lui è nato con il dono della mano. No, ragazzi, non è vero. Imparare a disegnare lo possono fare tutti. È semplicemente un discorso di pratica e soprattutto di allenare gli occhi a vedere quello che gli altri magari non vedono bene. C'è certamente il fatto che ovviamente più disegnate più si scioglie la mano, quello è un discorso fisico, ma poi c'è un discorso un po' più cerebrale dove la mente si allena ad osservare meglio le forme. Ora cerco di farmi capire meglio. Uno dei metodi principali che io stesso consiglio quando realizzo i miei tutorial è di fare riferimento a delle forme geometriche. Ad esempio, vedete, qua abbiamo una casetta. La casa com'è fatta? Da un rettangolo, in questo caso, un triangolo, vedete? Poi ovviamente nella realtà esiste la prospettiva, quindi si prolunga verso un punto di fuga, in questo caso abbastanza lontano. Tracciamo la linea, tracciamo quest'altra linea, ecco. La porta è un rettangolo in verticale. Possiamo aggiungere un semicerchio, così. Finestra, stessa cosa. Possiamo aggiungere, in questo caso, due quadrati, altri due semicerchi. E grazie alle forme geometriche abbiamo realizzato una casetta. Qui abbiamo, ad esempio, un pino. Ecco, l'albero di pino, ad esempio, può essere, possiamo utilizzare come base, attenzione, qua parliamo di base, come base queste forme geometriche realizzate da, in questo caso, un rettangolo stretto, 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 possiamo definirlo meglio un cilindro, va, diciamo un cilindro, anche se piatto, in questo caso non fa nulla. E qua abbiamo un triangolo. Poi ovviamente possiamo andarlo a elaborare e a disegnare meglio i dettagli, tutti i rami, le foglie. Questo poi è un altro discorso, ma siamo partiti da alcune forme geometriche basilari, elementari. Lo stesso discorso vale per la casa, che può essere arricchita di dettagli. Forse sarei ancora titubante su questo metodo, allora ti mostro un altro esempio. Prendiamo ad esempio due cerchi, uno più grande, che si intersecano tra loro, e uno più piccolo, così. Facciamo così, ok? Infine traccio una linea. Va bene. Ora io non faccio altro che, guardate, ricalcare questa linea, collegarmi qua, ricalcare quest'altra linea, appiattire un po' più qua, colleghiamoci ancora a questo cerchio, andiamo qui, questa è quella linea che abbiamo tracciato prima. Aggiungiamo un po' di chiaroscuro,
Ragazzi, ho comunque realizzato delle playlist sul canale dove spiego come realizzare il chiaroscuro. Inoltre trovate anche un link del nostro blog sotto al video dove si trovano varie lezioni che vi spiegano passo dopo passo come imparare a disegnare, come realizzare il chiaroscuro, eccetera eccetera. Dateci un'occhiata. Allora, guardate come da due semplici cerchi, che sono delle forme geometriche basilari che ci insegnano alle elementari, come è uscita una pera. Ecco, possiamo aggiungere anche un po' d'ombra. Ed ecco la pera. Realizzata da due cerchi. Vi mostro un ulteriore esempio, un po' più simpatico. Disegniamo ad esempio un uovo. È una forma comunque semplice, io sto comunque facendo riferimento alle forme più semplici. Ora su questo uovo aggiungiamo due mezzo uova piccole. Uno qua e uno qua, ok? Aggiungiamo due uova nascoste. Uno qua e uno qua, più strette e lunghe. E adesso un puntino qua, un puntino qua. Facciamo una mezzaluna, chiamiamola così. Zampe, e sicuramente avete capito di cosa si tratta. È una rana stilizzata, fumettosa, che abbiamo realizzato disegnando un uovo. Per farvi capire, ragazzi, è tutta una questione di utilizzare forme che già conosciamo e applicarle ai nostri soggetti, almeno nella fase costruttiva, quando stiamo abbozzando il soggetto. Qui abbiamo un altro esempio che da un semplice cilindro, che poi viene successivamente chiaroscurato, si riesce a realizzare la base di un albero. Quindi, riassumendo, quando disegniamo dobbiamo allenare il nostro occhio ad accoppiare una forma geometrica che conosciamo e utilizzarla per abbozzare e realizzare la costruzione, la parte costruttiva del nostro soggetto. Oltre ad imparare ad utilizzare le forme geometriche a nostro favore, quindi utilizzarle per realizzare la base costruttiva del nostro soggetto, dobbiamo imparare a leggere i pieni e i vuoti. Ad esempio, vedete questa illustrazione? Sicuramente il vostro occhio avrà visto due volti che si osservano uno fronte all'altro, ma se osservate solo il bianco, concentratevi, vedete che vediamo un vaso. Questo succede perché il nostro occhio può percepire sia i pieni che i vuoti, ma dobbiamo essere noi a utilizzarlo a nostro favore. Quando disegniamo un soggetto per il nostro occhio, quello è il pieno, intorno abbiamo il vuoto. Cioè, se noi scuriamo tutto di nero intorno a questo vaso, alla fine avremo il vaso disegnato senza tracciare nessuna linea, ma scurendo l'esterno. Quindi quando disegniamo, noi siamo solo abituati a vedere la forma, quindi il pieno, ma dobbiamo stare attenti a guardare anche i vuoti che ci aiutano a creare questa forma. Ad esempio, vi faccio esempio un po' più pratico. Mettiamo il caso che voglio disegnare questo soggetto, sto facendo questa curva, magari mi viene così, un po' più storta, mi posso aiutare, o diversa, mi posso aiutare guardando il vuoto qua e il vuoto qua, se sono uguali, e così riesco ad aggiustarla. Qui vi mostro un altro esempio, sempre dei pieni e dei vuoti. In questo caso noi disegniamo
questo vaso attraverso delle linee e per noi questo è il pieno. Ok, giusto. E quando lo disegniamo stiamo guardando solo questa linea. Ma è sbagliato perché possiamo aiutarci. Oddio, va anche bene. Man mano che diventate sempre più bravi, va anche bene. Però potete aiutarvi soprattutto all'inizio guardando anche i vuoti, quindi la parte, diciamo, nera in questo caso. E riuscite a disegnare meglio il soggetto, perché in questo modo riuscite a sfruttare non solo il disegno del pieno ma anche quello del vuoto, quindi avete una doppia percezione. Parecchi disegnatori e artisti si divertono a realizzare disegni del genere, che sono delle vere illusioni ottiche, giocando tra i pieni e i vuoti. Guardando il disegno vi saranno saltate agli occhi sicuramente le due figure femminili che si osservano, ma se guardiamo solo il bianco, in questo caso abbiamo la forma di un manichino, vedete, sull'asta. Ma vi dico che esiste anche una terza figura, un terzo soggetto, un telefono. Guardate, questa è la cornetta, un vecchio telefono degli anni 30, e qui il disegnatore è riuscito a realizzare tre soggetti diversi in un solo disegno. Davvero bravo. E questo è per farvi capire che quando si disegna, è vero, la mano deve essere sciolta e si scioglie man mano che disegnate, ma sono gli occhi che devono allenarsi, e man mano che disegnate gli occhi si allenano a vedere sempre di più meglio le forme. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Vi ricordo che sul canale ci sono delle playlist su vari tutorial che vi spiegano come disegnare vari oggetti, animali, figure umane, eccetera eccetera. E sotto al video trovate il link del nostro blog. Per chi vuole può seguirmi anche su Instagram, su astagubaldo.info, e non mi resta che salutarvi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!